tutti! Allora, dopo tanto tempo torno a parlarvi di prodotti bio e lo faccio con una nuova marca che è la più certificata d'Europa e che sto provando da poco tempo. Però intanto ve li voglio cominciare a far vedere. Poi quando sarà pian piano vi dirò nei vari video dei top e dei flop, o se no posso ricominciare a fare la biorubrica mensile, che sarebbe una buona idea perché tante ragazze me la stanno richiedendo. Comunque sia, la marca in questione è l'Alchemilla, magari da qui si legge meglio. Alchemilla, quindi marchio super 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 bio, vegan, eccetera. Allora, vi parto subito con i prodotti bagno. Scusate le confezioni bagnate, ma ovviamente li tengo nella doccia. Allora, bagno schiuma, questo qui è al, non so dirvi che fragranza sia, ma è una fragranza veramente buona. Qui dice bagno doccia ipnosi per tutti i tipi di pelle. Allora, intanto come vedete, cioè, sto provando da poco, quindi non è che posso dirvi le cose magari con certezza, non so se con il passare del tempo cambierò idea, non lo so, però per ora ho notato che questo non lascia la pelle secca, 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 secca. E questa è una cosa che mi piace. Mi piace, vabbè, ovviamente la fragranza. E una cosa che amo della linea bagno, anche dello shampoo e del balsamo, sono così, è il packaging. Perché hanno il packaging in questo modo, cioè si schiaccia qui. E qui esce il beccuccio, quindi basta inclinare il prodotto ed esce. Perché io odio, ad esempio, quelli lì che bisogna proprio aprire tutto. È una cosa per me molto fastidiosa. Perché il tappo sempre, sempre, sempre scivola a terra. E poi quando vado a versare mi esce il mondo. Invece così riesco a dosarlo, bene o male. Quindi mi piace. Odio i tappini, quelli lì che si devono aprire così. Perché tanto, cioè, prima che arrivo alla fine del prodotto, la parte, il coperchiuccio del tappo praticamente, si spezza il pezzettino di plastica che lo regge e quindi ogni volta va perso. E invece questi qui sono molto comodi sia da aprire che da chiudere sotto la doccia, anche con le mani di sapone bagnate, insomma rimane comodo, quindi questa qui è una cosa che mi è piaciuta molto. Poi shampoo e balsamo, io ho quelli lì a cedro e finocchio per capelli delicati. Il profumo è veramente buono. Ho notato per ora che è un buon potere lavante, nonostante sia uno shampoo per capelli delicati, perché in genere non tendono a non lavare molto bene i capelli, quelli lì delicati. E il balsamo è qualcosa di fenomenale. Vabbè, i capelli restano morbidi, idratati, però ovviamente sono prime impressioni, quindi aspetto un po' per dirvi il resto. Intanto però ecco le mie prime impressioni ve le dico. Crema viso, questa qui me l'avete vista utilizzare anche in qualche video, quello di Get Ready With Me, tipo una cosa del genere era. Questa qui è una crema viso per pelli delicate, miste, insomma un po' per tutti i tipi di pelle. Io non lo voglio ancora dire, però mi ci sto trovando bene al beccuccio così. I packaging mi piacciono molto di questa linea qui. E al beccuccino così, comodo. Quindi non bisogna andare a mettere le dita dentro il barattolino. È leggera, questa poi per ora è ovviamente sempre prima impressione. Mi piace perché è leggera anche ora che è estate. Quindi riesce ad idratare ma non la risudo. Quindi è ok. Una cosa di cui mi sono innamorata e che sto applicando anche alle ragazze quando faccio le prove adesso con la ricostruzione, la manicure, eccetera, è la crema mani, la loro crema mani. Cioè, a parte che ha un profumo buonissimo, cioè a me piace il profumo di questa crema mani, ma quanto le nutre, cioè, veramente, cioè, con una sola passata questa nutre le mani divinamente. Io infatti, cioè, penso che per l'inverno farò tipo una scorta, perché ne metterò una in ogni borsa, no, seriamente, molto molto buona, mi sono trovata molto bene con questa crema mani qui. Quindi questa qui, benché siano prime impressioni, io bene o male di creme mani ne ho provate davvero tante. E questa qui, cioè, proprio appena l'ho messa, ho detto, caspita, buona, cioè, mi è piaciuta. Poi ovviamente più in là comunque sia continuo a provarla per poi far vedere la review, ma penso l'ho ripetuto abbastanza volte. E poi questo prodotto qui, questa è stata la genialata del secolo, un gel all'aloe. Allora, vi dico un attimino questo qui cosa riporta la confezione.
È indicato per ogni tipo di pelle, specialmente se sensibile e reattiva, idratante, irritativo, antiossidante, ideale in caso di pelle secca, acne, duroni, iperpigmentazione, ottimo come doposole. Come doposole penso sia buono perché quando lo applico ho una sensazione di freschezza, cioè quando asciuga mi dà proprio quella sensazione di freschezza. Io però questo qui come lo sto usando? Questo lo sto usando principalmente post ceretta. Nel senso, io in genere la ceretta quando vado a farla vado verso mezzogiorno. Tutti quanti consigliano di non fare la doccia subito, quindi di non buttare acqua e bagnoschiuma sulla pelle sulla quale abbiamo appena fatto una ceretta. Quindi io aspetto 8 ore e nel tardo pomeriggio barra sera, quando mi vado a fare la doccia e esco dalla doccia in genere ho la pelle sensibile, soprattutto ora che è estate. E da quando sto mettendo questo qui ho risolto il problema perché mi calma la pelle subito. Cioè, questo qui ve lo dico subito che è una cosa spettacolare. Curiosa di provarlo dopo, come doposole, anche perché cioè, siamo al 15 di luglio e io ancora non sono andata neanche una volta al mare. Si vede. Però, insomma, questo qui è veramente un buon prodotto, questo qui. E questo qui l'ho fatto provare anche a mia madre perché lei era venuto un prurito, le aveva fatto irritazione alla lametta sulle gambe e l'ho dato questo qui e le ha calmato il prurito, quindi cioè ottima cosa. Poi ci sarebbe un altro prodotto in realtà, un altro bagnoschiuma, è un detergente delicato, ecco, che però io non tengo qui ma tengo all'altra casa, magari vi metto una foto. Mi piace tanto, io lo tengo proprio sul lavandino quello lì, perché magari quando è che vado di fretta, se voglio darmi una rinfrescata magari sotto le braccia, così, sulle braccia, tutto quanto, uso quello, oppure anche sotto la doccia lo uso. Sì, anche perché ha il dosatore, quindi anche quello è molto molto comodo e pratico. Quindi ecco, diciamo che ora sì, panoramica molto generale, però per il momento sono soddisfatta di questi prodotti, ma aspetto a dare i giudizi, aspetto di provarli un pochino di più e poi vi dirò. Quindi magari fatemi sapere qual è il prodotto che vi incuriosisce di più, così sarà il primo della bio rubrica. Ditemi voi, datemi suggerimenti. Comunque, con questo è tutto, io spero di esservi stata utile, penso di essere stata utile soprattutto alle amanti del bio. E niente, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!